no, no, adesso lasciamo la parola al dottor Brunetti perché ci illustra l'attività del Comune di Falconara, un attimo di attenzione nell'ambito dei, prima parleremo dei servizi sociali e poi volevo precisare una cosa, che nel Comune di Falconara, oltre l'attività che nell'ambito dei servizi sociali, che peraltro è molto, diciamo, molto importante, perché voi sapete che anche la legge del Rio dà ai comuni, stanno arrivando ai comuni ulteriori competenze e ulteriori diciamo, funzioni nell'ambito dei servizi sociali, per cui questo settore sarà oggetto sempre di maggiore diciamo, attività. E quindi oltre che svolgere funzioni in ambito dei servizi sociali è anche capofila dell'ambito territoriale 12, quindi il comune di Falconara è anche sede dell'ambito territoriale che sempre opera nell'ambito della programmazione sociale non solo a favore del comune di Falconara ma a favore dei comuni, altri comuni dell'ambito, quanti sono? Gli altri 7 comuni. Quindi diciamo, ecco sì, l'attività quindi servizi sociali del comune, attività dell'ambito, adesso il dottor Brunetti insieme a ce l'illustra tutte e due. Poi passerà invece agli altri due settori che sono sempre diretti dal dottor Brunetti, della cultura e della polizia locale. Allora un attimo, voglio dire una cosa, allora non è che io voglio mettere fretta, però mi hanno detto che anche nei convegni internazionali chi c'ha qualcosa da dire lo deve dire entro i 18 minuti, quindi noi qua stiamo a Falconara, penso che diciamo nel giro di tre quarti d'ora riesce a fare tutti. Buonasera a tutti, Alberto Brunetti, dipendente del comune di Falconara Marittima dal 2001, dirigente del quarto settore, servizio della persona e della collettività dal 2013 e da ottobre del 2016 comandante della polizia locale. Questo è il, quello che vedete è il centro di attenzione del quarto settore, vedete che le caselle, i settori fondamentali importanti sono l'attività e servizi sociali e sportivi, la posizione organizzativa e la dottoresseria, attività e servizi scolastici, giovanili, turistici, culturali, posizione organizzativa la dottoressa Sorci, la polizia locale con posizione organizzativa il vicecomandante capitano Bella Gamba Mirko e poi abbiamo l'ambito territoriale sociale che ha il suo coordinatore che è la dottoressa Marisa Sabatini. Per motivi di forza maggiore io illustrerò la dottoressa Sabatini e la dottoressa Elia non sono presenti oggi, quindi illustrerò l'attività sia dei servizi sociali e sportivi del Comune di Falconara Marittima nell'ambito territoriale, mentre per quanto riguarda l'attività dei servizi scolastici e giovanili ci seguirà poi la dottoressa Sorci e poi la polizia locale verrà illustrata dal capitano Bella. Vedete che tutto il settore si regge su queste tre posizioni organizzative che sono sicuramente i cardini del quarto settore. Quindi adesso c'è la parte evidenziata dell'attività dei servizi sociali e sportivi e il servizio si divide in queste 6 macro aree fondamentali, segreteria amministrativa che sarebbe appunto la parte diciamo burocratica e meno diretta al contatto con le persone e poi ci sono le aree specifiche che abbiamo previsto, la casa e famiglia, il servizio sociale professionale, l'interfaccia con gli enti, le istituzioni e concessionari, poi il trasporto sociale e a parte abbiamo lo sport. La segreteria amministrativa fa tutta quella mega attività burocratica che purtroppo il comune è costretto a fare. Per quanto riguarda invece il settore della casa famiglia si occupa di tutto, come dice la denominazione, di tutto ciò che riguarda
e attiene alle problematiche connesse con la casa e con la famiglia, dalle case popolari, dall'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione, alla concessione dei contributi per il sostegno alla famiglia. Queste sono tutte attività collegate al finanziamento da parte della regione. I tirocini di inclusione sociale a favore di soggetti a rischio di emarginazione, le concessioni e la gestione degli alloggi di emergenza, il contributo, quindi la missione agli interventi socio-assistenziali, l'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione e tutto quello che riguarda, questo è un grosso adempimento, l'istruttoria delle domande finalizzate agli interventi che si sostengono all'educazione. Personale assegnato e poi abbiamo il servizio sociale e professionale, ossia quando si parla degli assistenti sociali. Assistenti sociali noi ne abbiamo 4 lavorano in equip, anche se teoricamente come punto di riferimento si sono divise le aree. C'è l'area minori, seguita dalla dottoressa Giacconi e dal dottor Latini, l'area handicap e salute mentale, seguita sempre dalla dottoressa Giacconi e da Latini, l'area anziani e disagio adulto dalla dottoressa Baroni e dalla dottoressa Emilia e l'area straniera dalla dottoressa Emilia. Qui abbiamo poi la sezione che si occupa dell'interfaccia con gli enti istituzioni e concessionari, cioè noi per la nostra attività sicuramente dobbiamo interfacciarci con la regione, con l'ambito, con le case dell'ERAP e quindi con tutti quegli enti a cui dobbiamo comunque fare riferimento per svolgere la nostra attività. Ed è sicuramente un altro ufficio di carattere, diciamo, burocratico rispetto agli altri che sono più operativi, più a contatto invece con le esigenze della città. Un'altra parte del servizio sociale riguarda il trasporto sociale. Come amministrazione si mette a disposizione un servizio di mobilità per disabili, anziani e persone con problemi fisici, una gestione poi del parco mezzo assegnato alla provincia. E all'interno della stessa unità organizzativa troviamo lo sport. Lo sport che in pratica gestisce gestisce 20 impianti, gestisce tutti gli impianti sportivi presenti a Falconara. Qui adesso è la slide, è quello del servizio sociale in cifre. Vedete la... No, è dopo. Vedete che le voci principali sono quelle relative alla comunità dei minori, 5 milioni. Qui siamo attorno a tutta la problematica collegata con i minori, siamo sui 600-700 mila euro. E poi scorrete ogni voce sicuramente importante, l'ordine non è messo per ordine di importanza, quindi tutte le problematiche sono importanti, dovrebbero essere tutte al primo posto, dal minore, dal disabile, dalla mobilità sociale, dagli inserimenti lavorativi, dai contributi economici alle famiglie. Non c'è secondo me un problema che ha la precedenza sugli altri, tutti purtroppo hanno la stessa importanza. Altre cifre, gli orti sociali, abbiamo 42 orti, di cui 38, queste a seguito di graduatorie sono state assegnate 38, ancora ne sono da assegnare 4, ma perché non ci sono domande. La problematica relativa invece all'abitazione, alla casa, alloggi ERAP, da assegnare ce ne sono 16, in manutenzione ce ne sono 10, e è in corso l'istruttoria per l'ultimo bando per l'assegnazione delle case popolari. Sono pervenute 118 domande, siamo proprio alla fine con la commissione che sta valutando le domande e penso che per fine mese sicuramente finiremo la valutazione. Dopodiché ci sono i tempi tecnici per le pubblicazioni di eventuali risorse, io spero il prima possibile di poter assegnare quantomeno i 16 alloggi disponibili, mentre i 10 di manutenzione occorre aspettare che l'ERA ce li faccia.
la domanda è perché no? Lo sport in cifre, ecco qui gli impianti che vengono del comune, che vengono gestiti dall'ufficio sport, i 4 stadi, i 2 palasport, 2 palestre scolastiche, 2 campi da tennis, un campo da rugby, la piscina, il filo con l'arco e lo stabilimento balneare. Sono coinvolte 42 società sportive, più o meno i soggetti che ruotano attorno al mondo dello sport vanno sui 3.000 associati. I costi per la gestione sono 255.000 euro più utenze per 250.000 euro. Le entrate, vedete, sono sicuramente, non riescono sicuramente a coprire i costi come giusto che sia, sono 100.000. Queste sono le carte di servizi della UOC Servizi Sociali, vedete la carta del Vice Bisentini, la carta di servizi del centro del SAD, la carta dei servizi della piscina, poi ce ne sono altre, la carta dei servizi del trasporto sociale, l'ultima arrivata, l'abbiamo predisposta quest'anno, entro il 31/12, e quindi alcune ce ne sono, c'è lavoro per altre, ci stiamo attrezzando. Questo è invece un sondaggio, un'indagine di customer satisfaction che è stata fatta nel corso del 2017 con 2 somministrazioni alle persone che venivano ai servizi, venivano somministrati dei questionari e questo è il risultato dei questionari. Io adesso con passo veloce poi dopo vediamo tutto questo. Sempre la stessa, forse complicato. Interessante anche per la forza analizzata, perché l'indagine di customer satisfaction sono interpretabili in diverso modo, c'è sempre il bicchiere mezzo pieno, c'è il bicchiere mezzo vuoto. Compito nostro, secondo me, è guardare il bicchiere sempre la parte vuota e cercare il bicchiere. Quindi le caselle rosse io vado sempre a vedere lì e anche se c'è un numero basso rispetto alle caselle verdi, l'obiettivo nostro deve essere quello di azzerare quel numero. Questa è finita del servizio dei servizi sociali del comune, servizi sociali del comune che sono strettamente collegati con l'ambito territoriale, perché come abbiamo detto prima, il comune di Falconara Marittima fa parte ed è il comune capofila dell'ambito territoriale. L'ambito territoriale è richiesto, diciamo, dalla legge regionale, quindi nell'erogazione dei servizi sociali i comuni devono associarsi per garantire sia una gestione efficiente ed efficace, ma anche una gestione equilibrata sul territorio. Ma facciamo mezzo secondo di pausa, perché adesso praticamente lui parla, però parla a nome di un altro ufficio, perché come ho detto l'ambito territoriale è un altro ufficio del comune di Falconara e gestisce tra entrate e uscite, è un ufficio che movimenta 6 milioni di euro all'anno, quindi è un ufficio molto importante. Adesso vi do la parola a lui, perché qua doveva esserci la coordinatrice, diciamo al posto del documento doveva esserci la coordinatrice, però la coordinatrice sta andando in pensione e è in corso la selezione per un nuovo coordinatore dell'ambito, quindi nel giro di qualche mese avremo un nuovo coordinatore dell'ambito, però adesso ad interim Brunetti. Allora, ambito sociale, territoriale sociale numero 12, vedete che i comuni che fanno parte dell'ambito sociale 12 sono 7, Guiano, Camerata Picena, Caravalle, Falconara Marittima, Monte Marciano, Monte San Vito e Pollegno. Il comune di Falconara è il comune capofila dell'ambito. Cosa vuol dire il comune capofila? Il comune capofila non vuol dire che decide il comune di Falconara. Le decisioni all'interno dell'ambito territoriale vengono prese dal comitato dei sindaci, a maggioranza logicamente dal comitato dei sindaci. Il comune di Falconara, con il ruolo di ente capofila, significa solo che è il braccio operativo di un soggetto che non ha personalità giuridica.
ossia l'ambito territoriale non potrebbe acquistare, non potrebbe assumere, quindi non è un soggetto che giuridicamente e all'esterno può compiere nulla. Il comune di Falconara, in qualità di ente capofila, fa tutte queste operazioni per conto dell'ambito. Però quello che mi preme evidenziare è che non è che il capofila vuol dire che decide il comune di Falconara. Il comune di Falconara è uno dei sei. Questo è l'organigramma dell'ambito territoriale sociale, che è stato costruito diciamo, dall'attuale coordinatore, e che prevede tutta questa distinzione anche qui tra personale amministrativo e personale che invece opera direttamente sul territorio e ha contatto con i cittadini e con i problemi. Le aree di intervento sono più o meno le stesse che avete visto prima nell'organizzazione della OC Servizi Sociali: l'area anziana, infanzia, adolescenza e giovani, l'area immigrati, il disagio adulto, i disabili e l'integrazione socio-sanitaria. Per quel che riguarda l'area anziana, abbiamo il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e l'Ontario. Sono queste le due macro aree che sono destinate all'area anziana. All'interno dell'area anziana c'è appunto delle fondi anziani per le non autosufficienze, e qui iniziamo anche a vedere le cifre. Ricordiamoci che questo è per l'ambito, per i 7 comuni, sono 350.917 euro che sono destinati in parte il 60% per gli assegni di cura. Qui nel 2017 ci sono stati 87 beneficiari e purtroppo ci sono 18 persone in lista d'attesa. E poi di quei 350.000 euro, il 40%, 440.000 euro rotti, sono destinati al SAD, servizio di assistenza domiciliare. Nel 2017 ne hanno beneficiato 41 persone, quindi per fortuna non abbiamo qui liste d'attesa. All'interno dell'area anziani c'è anche questo progetto che avrete sicuramente sentito, l'acronimo HCP, Long Car Premium, che è riservata ai familiari e pensionati e dipendenti pubblici. È un sistema che è stato introdotto nel 2015, poi ci sono stati dei rinnovi finanziati con i fondi INPS e ci sono 400.000 euro di prestazioni integrative. Poi abbiamo l'area infanzia, adolescenza e giovani, e qui gli interventi possono essere sintetizzati in queste tre macro aree: il centro affidi, la legge 7 del 94 degli interventi a sostegno della famiglia, e poi sempre una campagna di sensibilizzazione per l'affido familiare. L'area immigrati, qui abbiamo il FAMI, e qui andiamo molto per acronimi. Adesso voi vi trovate tutto, io magari tipo FAMI, e comunque si chiama Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, e appunto i piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. All'interno di questo fondo FAMI gli interventi sono la qualificazione dei servizi pubblici a servizio dei cittadini di paesi terzi, e poi il primo, il piano regionale di integrazione migranti in Italia. E adesso ho inserito questa slide proprio recentemente: il comune di Falconara Mall'ambito territoriale ha aderito al progetto SPRAR Ancona Province d'Asilo del 2017-2019 del comune di Iesi, che coinvolge 22 comuni afferenti a tre diversi ambiti: l'ambito 9, l'ambito 10 e il 12. In realtà è l'ASP 9, cioè Iesi, Osimo e Falconara. È il progetto appunto che ha come obiettivo quello dell'inserimento di richiedenti asilo politico. Nel territorio di Falconara il progetto prevede l'accoglienza di 492 beneficiari per l'intero ambito, no per l'intero ambito, per i tre ambiti, di cui 88 nel territorio falconarese. Abbiamo poi l'area disagio adulto, e anche qui queste sono le gli interventi. Il progetto primo è il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, e il PON è l'inclusione del 2014-2020.
anche qui ho messo i finanziamenti che sono stati ottenuti, sempre dall'ambito, 214.800 con un costo, una compartecipazione figurativa, quando si dice figurativa è il costo del personale che partecipa al progetto di 1.500. Il bono inclusione 2014-2020 sono 292.000 euro rotti per integrare il servizio sociale e professionale dei comuni e il personale amministrativo del doganale per il segretariato sociale. Abbiamo poi tutta l'area disabili e qui abbiamo il progetto di inserimento lavorativo e sociale per soggetti diversamente abili, abbiamo la legge regionale 18 del 96, il contributo alle famiglie con persone con disturbi e autistici, il progetto del servizio del sollievo e gli interventi socio-assistenziali a favore degli alunni con disabilità. E abbiamo poi l'area integrazione socio-sanitaria, che è la parte, diciamo, più sanitaria e meno sociale rispetto a tutto quello che abbiamo detto sinora dell'ambito. E anche per quel che riguarda l'ambito, mi rendo conto velocemente, forse facendo tanta confusione, però è veramente difficile spiegare e far capire come funziona un servizio così delicato, sia l'ambito sia i servizi sociali. Adesso proseguiamo nell'illustrazione delle attività del quarto settore, passo la parola alla dottoressa Sorci. Allora, ringraziamo il dottor Brunetti. Lasciamo la parola un attimo, venga, ecco, prima perché c'era che poi Grazie, mi dispiace che siete venuti vicini, che stavate andando via, quindi volevo approfittare un messaggio a voi che mio. Io mi sto impegnando da 4 anni in questi temi, per il contrasto alla corruzione, contrasto obblighi sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Faccio parte di un'associazione di consumatori, un tavolo regionale che deve tutelare l'utente del servizio, poi soprattutto dei giovani. La corruzione è un cancro a livello mondiale, ma soprattutto che coinvolge seriamente l'Italia. C'è una trasparenza, c'è una graduatoria dovuta alla Trasparenza International, in cui purtroppo lo Stato italiano è un fumo, è un fumo. E contemporaneamente lo Stato dice una situazione umana. Dico questo perché vi tocca questo problema, che se voi avete i vostri bisogni, giovani, di fare un pantalone alla moda, spesso i vostri genitori non dispiace, ma il bilancio non lo consente, perché devo pagare le tasse, devo dire. Quindi vi tocca, perché la tassazione così alta dovrebbe essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni in un modo efficace, per fornire servizi alla testa, per fornire servizi di qualità. E troppo spesso questo non avviene. Quindi c'è un dovere delle pubbliche amministrazioni di coinvolgerli, di fare il possibile. Io ho sollecitato anche ieri l'ufficio scolastico regionale per coinvolgersi, noi abbiamo fatto un progetto promosso in collaborazione con la giunta regionale, siamo andati nei territori di questa regione, siamo andati nelle 5 province ad educare voi giovani a conoscere queste norme, perché queste normative sono importantissime, le ha volute l'Europa. Non è che l'Italia ce l'ha domani, è l'Europa che, come l'Italia appartiene all'Europa, deve emanare leggi sempre più stringenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, cosa che fa. Poi quando scendiamo sul territorio vediamo che purtroppo di queste leggi spesso non vengono sempre attuate. E dobbiamo essere vigili, noi vogliamo costituire via Falconara, visto che abbiamo la sede via Falconara, una scuola di cittadinanza attiva per formare qualsiasi cittadino, qualsiasi operatore, qualsiasi associazione voglia a conoscere queste leggi, perché sono importantissime e come ci sono potrebbero venire meno. Attenzione, la trasparenza non è che le pubbliche amministrazioni fanno veramente la corsa per essere così trasparenti. Perché la trasparenza è la medicina più efficace per contrastare la corruzione, perché se c'è corruzione vuol dire che ci sono minimo due soggetti che hanno entrambe interesse a nascondere quello che stanno facendo. E con la trasparenza, con la pubblicazione sui siti, con l'occhio vigile del cittadino, che purtroppo non c'è in questa regione soprattutto, e la colpa è anche un po' delle pubbliche amministrazioni, dell'ufficio scolastico, che ha un patto con la Corte dei Conti, educare alla legalità, andatela a vedere sul sito della Corte dei Conti, la procura di Ancona. Il patto che ha sottoscritto l'ufficio scolastico per educare voi, per dare gli strumenti per controllare le pubbliche amministrazioni. Questo dice questo patto. Cosa stanno facendo? O proprio di nulla. Noi siamo andati nelle scuole, a Ferro, a Nascoli, a Grottamare,
abbiamo chiesto, ma voi delle scuole di queste parti vi stanno educando, vi danno gli strumenti per migliorare, perché sono importanti. Se voi venite a questo laboratorio che volete istituire, però abbiamo bisogno di aiuti perché siamo pochi, siamo quasi soli a fare questi impegni civici. Voi potreste con il cellulare fare un'attività bellissima, io l'ho fatta l'altro ieri, ho mandato accessi civici a tutti i comuni delle Marche, voi lo sapete, l'avete ricevuto, perché tramite l'accesso civico si costringono, tra virgolette, in un modo positivo la pubblica amministrazione a pubblicare quello che manca. E delle volte mancano dei documenti che sono importantissimi per noi, noi stiamo facendo una campagna anche divulgativa sulle carte dei servizi. Se i comuni adesso si stanno un po'. Allora, l'invito che vi rivolgo è tesoro prezioso per voi, per il vostro futuro. Avete un piano di prevenzione della corruzione anche nella scuola, vi faccio questo esempio. Anche le scuole sono tenute a questi obblighi, hanno un piano di prevenzione della corruzione, lo dovrebbero diffondere, lo dovrebbero illustrare, chiedete, perché per esempio una delle attività che hanno visto ad alto rischio di corruzione è la vostra valutazione. Spesso voi venite valutati perché magari avete un padre che è un sindaco, un padre che è un imprenditore con un metro diverso dallo studente povero. Allora il piano di prevenzione della corruzione dà delle misure perché questo non avvenga. Ma se voi non lo conoscete, se nessuno ve lo illustra, voi non siete in grado di vedere se la vostra scuola è ordinata. Quindi io vi invito che vi voglio. Pretendete dai vostri insegnanti una formazione su questi temi, perché è il vostro diritto, in base alle leggi nazionali, e l'ufficio scolastico regionale si è impegnato a darlo. Andate sul sito della Procura della Corte dei Conti, vedete educare la legalità. E mi auguro che i vostri dirigenti scolastici ci seguano per fare questi laboratori qui a Falconara. Noi abbiamo la sede. Grazie. Ringraziamo il dottor Amici che diciamo, è sensibile a queste tematiche e che, come ha già accennato, probabilmente presenterà proprio qua al Centro Pergoli anche come associazione degli incontri su questo argomento. Adesso noi passiamo la parola al Servizio Cultura, perché voi poi lo vedete, insomma, il Servizio Cultura ha qui una lunga tradizione e anche un'attività molto molto importante che poi viene anche oggetto di informazione specifica proprio su un sito che è il sito di Falconara Online. Adesso lascio la parola alla dottoressa, perché anche nel Servizio Cultura poi nell'anno 2017 c'è stata una successione, no? È un avvicendamento perché la collega Ottolani. Buonasera. Io innanzitutto naturalmente nasco appunto come responsabile del servizio scolastico, per raccogliere, diciamo, per collegarmi all'intervento del governo. Diciamo, in particolar modo passerò, diciamo, ad esporre adesso velocemente proprio, diciamo, vari servizi scolastici all'infanzia, dopodiché parlerò anche di servizi, diciamo, servizi culturali e attività culturali, mi sembra molto velocemente in questo tempo. Dunque, diciamo, il target di utenza è quello proprio dei ragazzi, dei nostri giovani. In realtà da 3 mesi l'età in carico fanno servizi fino ai 14 anni, perché diciamo, una parte molto importante è proprio quella dei servizi esibito. Falconara nasce come tradizione di gestione diretta, infatti sul territorio non si veniva ben 3, non so se qualcuno di voi ha magari gli iscritti. In realtà abbiamo 3 asili nido, lo Snoopy che è il primo storico, che ha 28 posti, poi la Sirenetta e un nido che ha un indirizzo non personale, un indirizzo pedagogico, dove ha anche certificato, e la Pilone appunto con 40 posti. Tutti questi asili nido nascono appunto per offrire dei servizi di qualità alle famiglie, proprio perché io ho voluto in questa sede appunto declinare le scuole di trasparenza. Sente? Dicevamo, i servizi all'infanzia, dai 3 mesi ai 12 mesi d'età, nascono sul territorio appunto come servizi che offrono di qualità.
perché rispettano tutta una serie di standard, sia nei capitolati, sia proprio nelle varie certificazioni in cui sono adottati. Adesso velocemente volevo dire che infatti i vini sono tutti accreditati presso la Regione Marche e sono dotati delle carte di servizio. Carte di servizio che appunto cosa fissano? Fissano quelli che sono gli impegni dell'ente gestore. Nel nostro caso i servizi sono appaltati, no? Quindi l'ente gestore, la cooperativa che li ha in carico, si impegna a seguire tutta una serie di standard di qualità. E le famiglie hanno parallelamente il diritto a richiedere questo standard. E dove li vediamo questi indicatori di qualità? Innanzitutto in quello che è il costo che l'amministrazione dedica, devolve, diciamo, questo tipo di servizi. Voi pensate ad esempio che il costo bambino pro capite è di circa di 8.000 euro, per cui per fare insomma dire che non sono i servizi su cui diciamo vengono effettuati dei tagli. A fronte di tariffe, adesso abbiamo qualche numero dato, 140.000 euro sono entrate dalla famiglia, entrate da rette pagate dalla famiglia, per cui diciamo l'amministrazione si fa carico di una parte consistente del costo, proprio per garantire tutta una serie di standard. Oltre agli asili nido, poi la scuola si occupa ovviamente di tutta una serie di erogazioni di servizi obbligatori, per cui l'acquisto di libri di testo per i bambini delle scuole della primaria, borse di studio e soprattutto un altro servizio che è quello dell'erogazione dell'assistenza educativa specialistica agli alunni disabili. Anche questo è un servizio che è dotato di carta del servizio, per cui si impegna l'ente gestore a rispettare determinati standard. Adesso andiamo avanti velocemente. Allora, un'altra area di attività è quella delle attività giovanili, attività che si sostanziano diciamo, nella presenza dello sportello in forma giovani, che ha sede qui presso il centro Pergoli, lo sportello in forma donna. Anche questo è uno sportello informativo tematico dedicato alle donne e quindi offre loro informazioni, tutta una serie di, diciamo, anche di progetti. Poi nell'ambito sempre delle attività giovanili abbiamo altre iniziative, quindi la consulta dei giovani, che è lo stesso un organo che noi utilizziamo, un organo possiamo dire di autogestione, che è formato appunto dai ragazzi e che viene consultato di volta in volta dall'amministrazione per mettere in campo dei progetti da loro presentati. Proprio perché appunto il target, volevo dire, no? La qualità è spesso compartecipata, cioè la progettazione proprio dei servizi dovrebbe venire dal basso, quindi noi siamo anche nella progettazione stessa degli appalti di vari servizi, come potrebbe essere appunto l'asilo nido, ma anche il servizio di mensa, il trasporto, tutta una serie di servizi che vengono erogati, ci si avvale appunto dei suggerimenti di questi organi di compartecipazione. Un altro organo appunto che stiamo rimettendo in piedi è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. E anche questo in collaborazione con le scuole, con tutte le scuole, dovrà condurre alla elezione del mini sindaco. Quindi questo perché? Perché appunto la progettazione dal basso, la compartecipazione è un elemento essenziale per calibrare proprio dei servizi sulla base, per calibrarli su misura un po'. Quindi questa è la parte così molto velocemente di erogazione del servizio. Poi c'è tutta quest'altra partita molto importante della cultura che io appunto ho ereditato dal candidato in funzione della collega Ortolani dal mese di aprile. Quindi turismo e cultura, anche questa è un'attività fondamentale che il Comune porta avanti anche in stretta collaborazione sia con le associazioni culturali che con le varie appunto, organizzazioni anche non lucrative che operano nel settore. Quindi ecco, ad esempio il turismo, possiamo andare velocemente a quelle che sono le attività che svolge, ovviamente la programmazione di
di tutto il calendario delle varie attività, oltre a tutta una serie appunto di richieste di patrocinio, di gestione ad esempio di locali, di strutture che sono in capo al settore. La biblioteca che questa sera ci ospita è lo stesso un altro servizio che ovviamente implementa il discorso della cultura e che lo stesso svolge diverse attività, non solo quelle di mera, diciamo, di mero prestito e catalogazione di tutto il patrimonio librario, ma anche appunto di laboratori, di attività con le scuole, perché io mi sento insomma di rispondere a dottor Amici che interveniva. Sicuramente una delle cose essenziali da porre in campo è quella della coprogettazione, ma soprattutto di ascolto del territorio, delle varie nuove istanze dal basso e poi soprattutto di aprire il territorio alla cultura, all'educazione, perché appunto è solo riempendo di culture e di iniziative che sono gli spazi altrimenti lasciati vuoti si riesce appunto a creare quello che è il cittadino di domani. E quindi noi insomma cerchiamo di lavorare in questo settore. Per darvi solo alcuni dati così di sintesi, quelle che sono le attività diciamo più importanti, le vedete lo stesso tutte elencate qui, anche queste sono solo diciamo, un esempio. Servizi esternalizzati, qui c'è da fare un discorso particolare proprio perché siamo un po' collegati sia nell'ambito dell'anticorruzione sia nel discorso della qualità, perché passando praticamente da un assetto di gestione interna da parte dell'ente a uno invece appaltato, l'attenzione che bisogna prestare particolare attenzione proprio sulla parte di affinamento del servizio. Quindi quello che lei diceva prima è che tutti i bandi, ad esempio nostri, ma anche il collega che ha i contratti, aderiscono già a questo protocollo di legalità. Cioè noi stipuliamo appalti solo con ditte che si impegnano a rispettare il protocollo di legalità, l'abbiamo proprio inserito, no? Come gruppo, con lei anche il dirigente della CUP. Quindi i capitolati rispondono a questo tipo di prescrizioni e noi diciamo stiamo attenti anche nel controllare che via via in itinere vengano appunto rispettate. E per cui abbiamo proprio messo in campo un'unità, diciamo un sottoservizio, un'unità che proprio si dedica a effettuare sia ispezioni in itinere sulla corretta esecuzione del contratto e sia soprattutto a verificare che anche e soprattutto con la collaborazione delle famiglie, i servizi e i gestori eroghino quello che poi si sono impegnati ad erogare. Per cui ad esempio oltre all'attivazione, alla progettazione di tutte le gare, si verrà poi ad espletare tutta un'attività di controllo, proprio ispettiva, che coinvolge però le famiglie, perché le famiglie devono essere informate. Per cui io adesso qualche dato, c'è un servizio che ad esempio nasce proprio, il servizio mensa nasce proprio come progettazione diciamo dal basso, adesso vi faccio vedere velocemente dove trovate tutte le carte della trasparenza, le carte dei servizi, no? Nella parte del portale sui servizi erogati, quindi potrete andare ad accedere qua le carte dei servizi standard di qualità. Qui non so se mi apre perché PDF l'immagine. Quindi gli standard, quali sono gli standard di qualità? Ecco, gli standard di qualità sono quelli che sono sia nel capitolato ma anche standard previsti dalla legge, da linee guida che operano insomma nei vari settori. Noi appunto cerchiamo di recepirle tutti via via. Il servizio mezzo, come vi dicevo, è quello un po' dal quale io provengo, i servizi scolastici, come dicevo prima nella presentazione, per cui è quello che forse un po' di più riflette questo approccio di qualità dell'utenza, anche perché il target è particolarmente delicato, quello dei ragazzi, dei giovani, in una fase di età che è veramente delicata, per cui noi abbiamo messo in campo tutta una serie di controlli, e adesso vediamo ad esempio il controllo che fa il Comitato Mensa. Tanto Mensa praticamente ha anche proprio tutta una modulistica
che ci presenta, che si compilano insieme, per cui praticamente i commissari, che sono altri genitori, praticamente i genitori che si alternano nel controllo del servizio, vanno a sorpresa o nelle scuole o nel centro cultura direttamente, quindi operano a veri e propri ispettori. Ciò ovviamente non elimina tutta l'attività che fanno poi NAS o altri organi tipo l'ASO, però ecco, i nostri genitori che sono eletti anch'essi dalle famiglie compilano questi, effettuano questi sopralluoghi a sorpresa e poi ce ne danno conto. Questo feedback a noi ci è utile perché possiamo appunto ricalibrare il servizio sulla base delle criticità rilevate. Un altro tipo di controllo, perché non dimentichiamoci che man mano che si apparta cresce un altro tipo di funzione, che è quella di controllo, perché noi siamo nell'ufficio, non siamo nei servizi, però questo non può essere, e quindi bisogna delegare a qualcuno un controllo anche competente. Non so se pensate voi quanto è critico controllare i capitolati di una mensa, cioè se il tipo di prodotto che offrono, è ovvio che tutti i giorni non si può effettuare questo tipo di controllo. Per questo noi abbiamo dedicato proprio delle risorse effettuando una convenzione con l'Assam che ci aiuta in un controllo proprio sulla corretta esecuzione del capitolato dal punto di cioè che ci dia la mensa praticamente i prodotti di gara e magari non abbia la tentazione di darci dei prodotti più scadenti per effettuare insomma degli utili. Per cui ecco, abbiamo anche qui messo in campo tutta una serie sia di controlli sulla qualità del servizio nei vari refettori, sia appunto il logo nel centro di cultura. E anche questo, insomma, questi report li usiamo anche per agire eventualmente nei confronti dell'ente gestore. Non vi nascondo, ad esempio, che abbiamo anche applicato delle penali in caso di mancata conformità. Ecco, insomma, io penso che sia necessario proprio effettuare questo tipo di controllo, ecco, man mano che i servizi, insomma, vengono esternalizzati. Allora, adesso lasciamo la parola al comando Polizia Locale. Il comando di Falconara ha un comando. Avere un comando significa essere obbligati anche dalla Regione a rispettare determinati standard di erogazione del servizio di Polizia Locale. Il vice comandante, perché il comandante è il dottor Comandante. Buonasera a tutti, mi rendo conto che quando si è arrivati alla fine l'unica cosa che ci si aspetta è che il relatore sia rapido, veloce e incisivo, quindi cercherò di rispettare questi canoni, non tediandovi con inutili conversazioni. Sono stato anticipato, sono Mirko Bellagamba, sono il vicecomandante della Polizia Locale di Falconara Marittima dal 2016. Un compito particolarmente difficoltoso, non mi nascondo, misura la capacità di resistenza e di stress di una persona, anche se è particolarmente semplice per me sottoporre a questo stress, perché dopo 28 anni di questo lavoro, se non lo amassi probabilmente l'avrei cambiato. Iniziamo quindi a parlare di quella che è l'attività della Polizia Locale di Falconara Marittima, che cercherò di riassumervi in poche parole, se questo è possibile. La Polizia Locale di Falconara Marittima ha una struttura abbastanza articolata, è sostanzialmente divisa in tre grandi settori, due con carattere più tecnico e uno che ha segreteria. La parte più tecnica è divisa a sua volta in due unità operative, una strettamente operativa e una di supporto all'attività gestionale. In particolar modo,
La prima, che è quella che forse tutti conoscono, diciamo, meglio, perché visualizzano, sul territorio, è l'unità operativa controllo territoriale proprio intervento. È costituita da 3 sezioni, ognuna di quali ha un responsabile, e poi vediamo chi è, e diciamo, assolve a compiti diciamo, di istituto e nello stesso tempo strutturati, infusibili in quella che è l'attività operativa delle altre forze di polizia che qui sono rappresentate e che possono anche smentire se qualcosa di sbagliato. E questa unità operativa è divisa in 3 sezioni. La prima è appunto la sezione controllo territoriale, pronto intervento e protezione civile. La seconda è quella che riguarda, diciamo, l'infortunistica stradale e la polizia giudiziaria, e la terza è quella che si interessa di edilizia, ambiente e attività produttive. Queste sezioni abbracciano tutto il campo operativo esterno della polizia locale. La prima sezione, diciamo, è quella che gestisce quello che è il controllo del territorio, quindi dalla polizia di prossimità agli interventi di pronto intervento sul territorio e a quelli che sono, diciamo, tutti quegli adempimenti che fanno rientrare la polizia locale nella protezione civile, a tutela di quella che è l'incolumità pubblica in senso stesso. La seconda sezione è quella che gestisce forse una delle tematiche più complesse, in questo senso forse più specialistica, perché sicuramente l'infortunistica stradale è una di quelle materie in cui si sta andando progressivamente verso verso un decentramento e un principio di specialità della polizia locale, anche per far sì che le altre forze di polizia possano dedicarsi sul territorio a altre funzioni, anch'esse ovviamente peculiari. L'infortunistica stradale assorbe una buona attività del lavoro operativo esterno della polizia locale, questo in qualsiasi comune. Poi dopo, quando potremo vedere qualche dato, vi renderete conto di che cosa stiamo parlando. La terza sezione invece si occupa di tutto quello che è il controllo del un campo edilizio, che vi posso assicurare è estremamente complesso, ambientale, e delle attività produttive, quindi tutte quelle attività che svolgono sostanzialmente un'attività economica, quindi aziende, attività commerciali, attività artigianali sul territorio. Il referente della prima sezione è il collega Capitano Rifa, chiedo scusa, della prima sezione sono io. Della seconda sezione è il Capitano Gripa e della terza sezione il Capitano Guaci. La seconda unità operativa invece è quella che si interessa, diciamo, di tutte quelle attività gestionali che fanno sì che comunque la polizia locale esplichi la sua azione sul territorio, ma forse da parte del cittadino è meno visibile, e sono la gestione della viabilità. Pensate alle ordinanze, alla gestione di tutta quella che è la segnaletica stradale, in questo caso gestita dalla sezione quarta, dalla sezione quinta, che invece tratta tutto ciò che sono le sanzioni amministrative e l'organizzazione interna della programmazione dei servizi, la sesta sezione, la centrale operativa, e la settima sezione, il contenzioso, perché ohimè il contenzioso costituisce uno degli elementi che fanno parte proprio di quella che è, entro certi limiti, diciamo, la tematica principale della risposta del cittadino all'azione, a volte repressiva, perché tanto comunque non c'è altro da fare, ognuno ha il suo compito, e noi abbiamo questo, nell'azione di controllo. E poi c'è la segreteria comando, che gestisce tutta la parte diciamo, economica, di gestione, per quello che riguarda, diciamo, la parte del PEG,
assegnata alla polizia locale. Vi risparmierò tante pagine perché poi vi farò vedere solo alcuni numeri su cui poi vi illustrerò quella che è l'attività di massima. Il corpo di polizia locale è costituito da un organico di 26 unità. C'è un comandante dirigente che avete visto poco prima, io, il vicecomandante, titolare di posizione organizzativa, 7 ufficiali, 12 sottufficiali, 2 agenti scelti, 2 agenti e un agente a tempo determinato. Questi numeri che noi mettiamo ovviamente per dovizia di particolare, perché è giusto che diciamo, le persone possano sapere come esso è costituito, hanno bisogno di alcune diciamo, specifiche, perché tenete conto che in quei numeri sono comunque incluso personale part time, che sono 2, un sottufficiale che è permanentemente assegnato al servizio tributi e quindi non svolge attività operativa esterna, e un ufficiale, 2 sottufficiali e un agente, quindi un totale di 5 persone che non sono idonei in servizio esterno. Con tutto ciò noi dobbiamo comunque garantire la presenza sul territorio del comune di Falconara Marittima. Se noi andiamo a verificare quella che sono i compiti diciamo, del, che vi ho prima illustrato nelle varie caselle, che ohimè potrebbero solo penso tediarvi se non fosse per il fatto che vi vorrei far vedere quella che è sostanzialmente la nostra attività in numeri riassunta al mese di dicembre di quest'anno, perché probabilmente una mera esposizione ciclica di tutti quelli che sono le composizioni degli uffici, che potete poi attingere tranquillamente dagli atti, serve a esemplificare cosa fa la polizia locale in termini molto spiccioli per contribuire alla sicurezza del territorio e al controllo del territorio in ausilio a quelle che sono le forze istituzionalmente preposte, quelle della Polizia di Stato e dei Carabinieri e delle altre forze di Polizia di Stato. La Polizia Locale nel 2017, tenete conto che i dati che vedete qui sono riassunti al mese di dicembre, quindi ci potrebbero essere alcune variazioni, ma sono sicuramente variazioni di piccolo merito. La Polizia Locale nel 2017 ha effettuato 284 posti di controllo. In questi 284 posti di controllo sono stati controllati 2177 veicoli. Le patenti ritirate sono stati 10 e sono stati rimossi 78 veicoli, sequestrati perché senza assicurazione o per motivi affini, 41 veicoli. Un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e sono stati recuperati 5 veicoli in stato di abbandono. Questa è l'attività operativa sul territorio, che esula da quella che è prettamente legata a un secondo aspetto che poi vaglieremo. Poi andiamo all'infortunistica stradale. Come dicevo, è un elemento essenziale, è una specialità, un principio di specialità della polizia locale. Nella maggior parte dei grossi centri urbani ormai è un dato di fatto che la polizia locale sia praticamente quasi una delle, se non l'unica forza, comunque quella che comunque ha l'impatto più rilevante in questo tipo di specialità. A Falconara Marittima, che ricordiamo è un territorio particolarmente non esteso, 25 chilometri quadrati circa, abbiamo rilevato nell'arco di un anno 156 incidenti stradali. Oltre a questi incidenti, che sono quelli definiti in senso stretto, sono stati diciamo effettuati altri 109 interventi per incidenti lievi, dove magari le parti si sono accordate o comunque dove siamo stati chiamati in ausilio perché magari le persone su strada necessitano di un supporto di varia natura. Quindi se sommiamo questi 156 agli altri oltre 100, vedete che viene fuori un numero considerevole. Sono stati, di questi 156 sinistri, 82 sono stati con feriti e le persone che hanno riportato lesioni, pensate, sono quasi 100.
tenendo conto che questo quadro è riassuntivo al periodo di operatività della polizia locale, che normalmente è esteso dalle 7.30 della mattina fino alle 20 della sera. Sono stati effettuati poi 736, fortunatamente morti non ne abbiamo avuti. Noi crediamo sempre che questo dato statistico ci conforti. Abbiamo avuto, in questo siamo stati forse fortunati, una diminuzione costante di quello che era un trend soprattutto degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000, dove comunque avevamo mediamente uno o due incidenti mortali l'anno. Tenendo conto che il nostro tessuto è prevalentemente un tessuto fortemente urbanizzato, e avere sinistri mortali ovviamente era l'indice di un fenomeno particolarmente importante. Assolutamente no, il parco circolante dei veicoli è in costante aumento. Siamo arrivati quasi a 40 milioni di veicoli su tutto il territorio nazionale, quindi Falconara sicuramente, allora il numero di veicoli, a parte che non sono tecnicamente censiti, non sono stati fatti almeno in questo caso da una statistica, però normalmente sono legati al numero della popolazione residente. È ovvio che la popolazione residente di Falconara, magari rispetto a quelli che erano i primi anni 2000 o la fine degli anni 90, ha avuto una sensibile diminuzione, però sostanzialmente parliamo sempre di 27.000 abitanti nei confronti di quelli che potevano essere le picche massime di 29-30.000 degli anni, diciamo, fine anni 90 e inizio anni 2000. Quindi sostanzialmente potremmo parlare comunque di una situazione sotto questo aspetto abbastanza stabile. Scusate, però vi faccio finire e poi dopo fa l'intervento, perché altrimenti non riesco a finire più. Lei tenga a mente quello che mi deve dire e poi dopo io le rispondo. Sono stati poi fatti altri 736 interventi vari, liti in famiglia, varie altre situazioni, diciamo, di intervento su chiamata del cittadino. Quindi 736 volte mi sono stati chiamati dal cittadino e sono intervenuti in una situazione, diciamo, comunque per la quale la cittadinanza aveva ritenuto di richiedere il nostro intervento. Passiamo poi a una parte che è quella ovviamente sanzionatoria, che io preferisco sempre lasciare a parte marginale, perché l'azione di controllo e di repressione a livello di sanzioni amministrative è comunque un'attività istituzionalmente preposta, dovuta, però sicuramente è più un dovere e un onere che un elemento di vanto, almeno per la polizia locale. Però nonostante